Buongiorno in un'altra splendida mattina della Calabria. Davanti a voi vedete un panorama che sicuramente per chi guarda i miei video, per chi segue le mie fotografie o la mia pagina Facebook, l'avete già visto qualcuno una volta, eh? Qua a sinistra c'è Palermiti, lì a destra ci sono le paleoliche, mentre poi lì in mezzo, lì in fondo in mezzo, ed è proprio lì, quel punticino lì in fondo, il castello di Squillace. Teletrasporto on! Arrivato! Scherzi a parte. Sono davanti al castello di Squillace in una bellissima piazza, perché questa piazza è veramente stupenda, l'hanno anche rifatta non troppo tempo fa, dove apparentemente hanno anche rimosso insomma un po' di errori edilizi fatti negli anni per creare questa piazza veramente bella. Ora direi però che è ora di vedere il castello. Andiamoci. Sempre se mi fanno entrare, perché non ho la certezza, non so neanche gli orari di apertura. Noi siamo qui all'ingresso, vedi, questo è l'ingresso, questa è la torre circolare che Sì. hai visto all'esterno e andiamo su, che è questa strada fatta di mattoni, vedi, così. Allora, dietro avrai tutte le spiegazioni. Comunque, io sono qui in giro per il castello. Se hai qualche domanda, questo è l'antico carcere. E alle spalle dell'antico carcere c'è questo, che lo vedrai seguendo i mattoni, che è il torrione normanno. E di cui è rimasta la base e la parte retrostante. Tu proseguirai lungo diciamo, questo piccolo passaggio e troverai qui la necropoli. Questa parte qui, la parte dove c'è una piccola cappella, e poi proseguirai per l'area Sveva, dove c'è quella torre poligonale e diciamo, il palazzo Borgia. Comunque, dai un'occhiata sui cenni storici e poi comunque sono in giro, sono qui per il castello. Più visito castelli e reperti o posti di strutture fortificate, noto sempre di più che comunque vengono sempre utilizzati materiali di scarto, cioè già allora utilizzavano materiali già preesistenti per costruire i castelli, credo anche perché non ci sarà stato sempre tutto il tempo che volevano, cioè i castelli dovevano essere finiti in fretta. Sono stati veramente gentilissimi. In realtà il castello oggi è chiuso e non avrei potuto entrare, ma gli ho detto che volevo fare un po' di foto e volevo girarmelo per i fatti miei e me l'hanno permesso. È in opera in questo momento un gran lavoro di finalizzazione del recupero del castello stesso, perché è assolutamente a maggior ragione A per la gentilezza e B per lo splendore dell'edificio stesso vale la pena venirlo a visitare. È notevole anche la differenza architettonica, no? Rispetto per esempio a quello che ho visto una settimana fa, cioè un castello aragonese. Questo è un castello normanno. Anche qua di nuovo ho questa impressione, sono qui in giro questa antica struttura che è di altri tempi e mi immagino come poteva essere quando era nel splendore della sua vita, no? E ci sono tanti piccoli elementi e tante piccole particolarità, come per esempio questa entrata.
e tante vie di collegamento, poi molte vengono scoperte anche solo adesso, perché con gli anni, o comunque frutto dell'abbandono, magari di una guerra o di qualche altro evento, molto spesso anche passaggi o vie sono anche chiuse, sono cadute, sono riempite di terra o altro. E piano piano con l'archeologia, con lo sforzo, questo torna alla luce del giorno e alla luce dei nostri tempi. Non è affascinante? Mi sembra anche di capire una cosa curiosa, che rispetto agli aragonesi, che ovviamente erano molto attenti al fuoco da cannone, i normanni non avevano ancora questa preoccupazione. Infatti molte strutture, soprattutto le torri, sono angolari, non sono rotonde, quindi offrono molto campo di attacco per lo sparo di un cannone, mentre invece la torre rotonda, quella che è venuta dopo nel tempo, è rotonda appunto per questo, perché la palla del cannone imbalza, perde moltissimo di forza kinetica e così la struttura alla fine risulta più fortificata. Oh, si vede che c'è un po' di vento, eh? Comunque, tornando a noi e tornando al castello, sì, il castello è stato costruito dai normanni, come avevo effettivamente pensato, per la sua forma e per come è la struttura dell'architettura, però ovviamente poi ci sono state delle successioni, no? Nella guida, cioè nei, non so come si dice, i padroni feudatari, sarà, ok? E tra quelli ovviamente ci sono anche poi gli aragonesi, che hanno preso il controllo di tutta questa zona e hanno effettivamente durato per parecchio tempo. Beh, insomma, fino al principe aragonese d'Aragona, direttamente Federico d'Aragona, che poi è divenuto re di Napoli, lui è stato qua fino al 1494. Sono entrato nella piccola mostra che c'è qua nel castello, che ovviamente è in parte in allestimento. Vi dicevo che c'è in corso una ristrutturazione, io in teoria non dovrei neanche essere qua, però sono lo stesso qua. E tra l'altro, veramente posso solo ripeterlo, sono stati gentilissimi, non ho neanche chiesto, ho detto se dava fastidio non venivo qua. Invece mi hanno permesso di entrare e di fare il giro e di fare questo video per voi. È stupendo, è sempre bello quando si trovano situazioni di questo tipo. Adesso sono qua in una sala che ci racconta la storia dei guerrieri di Squillace, dove effettivamente ci sono delle patologie, ti spiega anche delle ferite di guerra, o comunque apparentemente ci sono poi, non apparentemente, ma ci sono questi due amici qua che ovviamente non hanno avuto la migliore delle sorti, ma al di là degli scherzi, su di loro si vedono effettivamente i danni delle guerre o dei combattimenti, oltre che quello che sono i risultati delle malattie che vigevano in questi anni. Assolutamente da vedere, venitelo a vedere perché c'è qualcosa da imparare. In più, una cosa che fa impressione è che di uno dei due, anzi veramente di tutti e due, hanno anche ricostruito le facce, cioè questo viso appartiene a questo scheletro. Questo fa impressione. Questo fa davvero impressione. Quella piccola che si vedeva dall'altra parte. Ho desistito.
sono arrivato in fondo al paese e devo dire che c'è tantissimo da scoprire, non me l'aspettavo. Mi ricorda un po' la mia esperienza di Badolato, che sono tra l'altro direttamente correlati. E sono arrivato giù in fondo totalmente meravigliato, con talmente tanto da scoprire ancora, che dovrò tornarci un'altra volta, anche perché questa non l'abbiamo neanche ancora vista insieme. Quella invece è la cattedrale, che ho letto nell'opuscolo del castello, che si sviluppa su tutt'altro piano ed è tutto un altro tema a sé. Alla prossima volta che veniamo a Squillace facciamo un giro molto più lungo, lasciamo il castello che ormai abbiamo già fatto e andiamo a vedere di più del centro storico e poi il Duomo di Squillace. Se vi è piaciuto il video, se ti piace, iscriviti al canale, commenta sotto, metti like, aiutami a creare altri video di questo tipo della Calabria e del resto del sud Italia. Ci vediamo presto, ciao!